Io ricordo che la questione europea ormai è trita e ritrita, cioè che ci siano le navi italiane che su mandato europeo raccolgono a poche miglia dalla costa libica quelli che gli scafisti, perché questi non è gente che purtroppo non è gente che ha propria, con le proprie braccia attraversa il Mediterraneo, questi vengono caricati di peso dagli scafisti che ci fanno i soldi su delle barche e poi vengono trasbordati sulle navi militari. Ormai questo sistema è diventato un affare che non si ferma, cioè lo vogliamo capire, la volete capire questa cosa o no? E ribadisco il concetto, distinguere subito chi è profugo e chi non è profugo, se no non è la questione che la Germania ne ha 1,5 milioni e noi 100.000 all'anno, perché questo è un paese che ha una crisi economica dove la gente non riesce ad arrivare a fine mese e inevitabilmente si mettono le povertà in concorrenza. Pasquino, professor Pasquino.